Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo sul canale di Papa e oggi abbiamo portato Clash Royale. È appena iniziato l'evento speciale, cioè è iniziato a dire il vero, lo vedrete almeno un giorno dopo questo video, quindi non lo so. Scusate che metto il cronometro. È appena iniziato l'evento carte in tavola, la Draft Challenge mi pare si chiami. Facciamo quella da 10 gemme, perché non ho voglia di spendere troppe gemme. Allora. Forse è meglio il principe. Moschettiere, trovo bene col mega sgherro. Il problema è che qua dipende tanto anche da quello che ci mette l'avversario, giustamente. Minchia. Che scelta di merda. Questo. Solo perché lo uso già di solito. Ah, non c'è il volume, devo anche metterlo dopo. Minchia, oh. C'ho due edifici, cioè praticamente sono già nella merda. E partiamo in difesa, cosa devo fare? Ecco, ma porca puttana. Non sta andando da Dio proprio, eh. Mi sa che basta che mi mette qualcosa e non arriva sotto torre, giustamente. Dai che ce la facciamo. Eccolo lì. Va bene, dai, è andata abbastanza bene. Abbiamo usato l'Aesir. Sicuramente lui è sopra. Però si è difeso così. Non va male per ora, eh? Anche perché siamo praticamente pari. Con questo. Ah, cazzo. Ne ha di carte lui, eh? Ne ha di carte, eh? Non va bene per un cazzo, no. La vedo dura questa, eh? Qua dobbiamo sperare nel minuto finale. Tanto io ho messo questo ma non serve perché lui c'ha i tre scheletri piccolini che. Ah, non li mette? Li metterà ora. Forse riesce almeno il mega sgherro, dai due o tre colpi. Dai anche un altro. Dai, abbiamo fatto delle hit importanti. Alla ciccio. Partiamo così, indietro. Non ho truppe praticamente. Zero. Settore andata. Ma non ho truppe piccoline, non so come fare. Non ho proprio truppe piccoline. Perché l'ha messo lì in mezzo? Allora. Potrei difendermi così. Che se ne frega, facciamolo. Allora, non stiamo messi così bene come speravo, perché lui se muove mette la mongolfiera ancora e quella roba lì, è un po' una merda, ecco, diciamoci la verità. Qua posso colpire entrambi? No, male, malissimo anzi. A parte che volendo quella torre sono abbastanza tranquillo, cioè dovrei essere abbastanza tranquillo. Dai, dai un colpo. Bene, ha fatto il suo dovere. Però lui ha sta cimitero che ci romperà parecchio i coglioni, anche perché noi non abbiamo truppe piccole, come ormai avete già capito, regà, non abbiamo truppe piccole. Non ho il modo di difendermi, cioè, o faccio tipo queste cose che devono andare bene, perché se vanno male qua hai già perso prima di subito. E vedi, ma non abbiamo niente, cioè proprio, madonna, ci sono i fulmini in sta arena? No, non ho neanche colpito la torre, che scarso. Abbiamo perso. Lui adesso ci mette giustamente la cimitero. E noi proviamo giustamente col principe, per forza, è l'unica. Grazie a Dio che quando partono due torri insieme, almeno riusciamo a difenderci abbastanza egregiamente dalla cimitero. Ma se no eravamo morti. Uff. Io di buono c'ho un cazzo. Non c'ho niente di buono. Allora, ah pure mette quello, allora devo far così. Per forza, era l'unica mossa. Anche se quello lo vorrei tenere in altro modo, però era l'unica. Cazzo raga, sono veramente in crisi, non so. Metto questo da dietro e il gigante royale qui. E poi boh, provo a farlo incazzare stavolta, vediamo cosa succede. Avete visto quanto cazzo era infervorato lui?
Vaffanculo però, eh. Il problema è qua, se continuiamo così, alla lunga vincerà lui. Perché la cimitero giustamente fa più il culo. Basta uno sbaglio di qualsiasi genere e è perso con la cimitero. Non va bene per niente, per niente. Ma poi c'è anche sta tornado, ma non pensavo rompesse così tanti coglioni, ma rompe i coglioni la tornado, eh. Forse la volta buona e il cazzo è la volta buona. Che palle! Dai, dai un colpo. Bastardo. Siamo vagamente in... Noi ci difendiamo, come degli animali ci difendiamo. Manca un minuto, e c'è un'alta probabilità che noi la pareggiamo questa. Altissima. Adesso, sperando che lui metta anche il cimitero, no. Sarebbe stata una mossa giusta se metteva il cimitero, perché... Aspetta, ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. No, dai. No, no. 72, il tronco ce la fa. Madò, regà. Ma che partita! Ma già iniziamo così con la prima partita, eh? Io non le so, il principe non lo so usare e poi tutti gli edifici non li ho mai usati. Aspettate un attimo che metto il volume che non mi piace così. Basso un pochino. Ok. Scusate perché sono abituato come già via. Non so di parlare. Come ho già detto nell'altro video a non metterlo. Ok, bella scelta, loro forse stanno più addosso. Lei, ma solo perché fa fuori questi. Ma io gli ho dato il minatore gli sgherri, cazzo. Draghetto. Porca puttana, il mago. Sì, ma non è che ho scelto. Io ho scelto tipo tutti che attaccano ad area praticamente. La fulmine. E quelli, sono già due carte volendo buone, eh? Non ci dispiacciono. Lo sapevo che lui già lo metteva. Raga, non è che siamo messi proprio così da Dio, eh. Non so con cosa attaccare, io provo quel... Ah, c'ho il gigante enorme. C'ho il gigante enorme. C'ho lo scheletro gigante, buono. Quello è buono. Beh. Beh, un cazzo. Ce la siamo cavata e... Ah, c'ho anche il mini P.E.K.K.A.? Beh, non è che siamo messi così malissimo, eh. Lui può mettere probabilmente un cazzo. Dai, che forse ce la fai. No, dai. Era così carino se ce la faceva, no. Vabbè. Da volendo in carte forse siamo messi meglio noi, eh. Forse. Lui ci ha già fatto del delete, però volendo siamo messi meglio noi. Solo che tipo sono carte che io non uso mai, non so come si utilizzano queste carte. Mini P.E.K.K.A. per esempio so che si utilizza in difesa, ma infatti l'ho usato di merda. E questo lo sapevo già. Adesso lui cosa metterà? Il minatore? Niente minatore? Mi aspettavo un minatore, molto molto prepotente me lo aspettavo. Mettiamo i spiriti del fuoco, vediamo che non si sa mai facciano qualcosa. Lui dovrebbe mettere i barbari ora. Ah, c'è anche questi? Oh, cazzo. No, quello ha preso la torre. No. Mettiamo lui perché lui metterà gli sgherri. Sicuramente, credo. No, il cazzo. Ce l'ho la bravura però, eh. Allora, no dai, non devi tornare indietro però. Allora, mettiamo questo e questi perché lui metterà gli sgherri ora per forza. No. Che palle che sono sti qua, oh. Si deconcentra troppo facilmente il mini P.E.K.K.A. Ma ci sta un po' facendo il culo, eh. Se noi riuscissimo ad attaccare ora non sarebbe mica male. Ma non stiamo facendo niente.
E volendo non eravamo neanche messi così male, eh. Ma lui si difende adesso perché lo so già. Con la Valchiria me la devo tenere. Avrebbe aiutato non poco. C'ha tante truppe difensive. Allora, proviamo a partire così. Da dietro con lo scheletro gigante. Adesso il 90% mi metterà a boscaglio. Ma che cazzo è sta storia? Non ho capito se è stata una mossa giusta o sbagliata la sua, eh. Vi dirò la verità. Oh, senti, facciamo così. Almeno gli faccio un paio di danni ogni tanto. Oh, quella bomba lì mi ha parato il culo. Aspetta, però, lui mi ha ucciso la principessa in maniera proprio brutta. Rifacciamo la stessa cosa. Questo così. E vai, Davide, che hai sbagliato. No, dai, non ci posso credere. Ha colpito due nemici del cazzo. No. Ne facciamo un'altra perché questa l'abbiamo persa proprio con l'amaro in gola. Forse era l'ultimo aggiornamento, non mi ricordo, che la principessa colpiva. Non mi ricordo un cazzo. Ma, mago. Scelta Arbor, questo. Vaffanculo. Io tutte queste carte non le uso mai, mai. Proviamo lui, dai. Vaffanculo. Il cimitero che sta addosso. Non è facilissimo, eh. Vediamo lui. Minchia, mi ha messo il pack. Beh, però il pack con la cimitero. Poi il golem di ghiaccio che non uso, però mi sta straddosso quando lo vedo contro. Forse non è così male questo deck. Minchia, devo attaccare per forza. Obbligo. Se no mi uccide fino a domani. Ce l'ha fatta in tempo. Qua però lo sto facendo andare intanto. Dai, dagli un paio di colpi. Boom. È andata bene, dai. Stava laggando o sbaglio? Mettiamo il golem di ghiaccio. Il domatore. Ci teniamo pronta la palla di fuoco. Qua, la lanciamo già. No, dai, per un secondo. Cosa però ci difendiamo in maniera proprio egregia con questi, va. Non così tanto egregia, speravo non mi colpisse neanche. Però non è andata per niente male sta partita, eh. Cioè ci ha dato veramente delle carte. Non uso nessuna di queste, proprio zero. Aspetta però, mo mi devo difendere. Perché non avevo abbastanza mana per attaccare. Quindi. Ah. Sbagliatissimo. Sapete quando si dice sbagliato troppo? Ok, forse non è ancora detto l'ultima. Sei proprio un pezzo di merda però, eh. Io faccio così, ma vediamo come ti difendi. Cazzo, si difende abbastanza bene, altro che. Dai, datevi un colpo, siete proprio dei bastardi. Siete proprio dei bastardi. Il fatto è che lui ha tutte truppe volanti e questo non ci aiuterà per niente. Poi lui ha iniziato a targetizzare qua. Non ho niente per attaccare loro, raga. Si è messi malissimo. Madonna, raga. Ma sei un pezzo di merda allora. No, non posso rispondere. No, è inutile, lasciatelo sentire, raga, non posso rispondere ora, mai. Cioè, siamo troppo infogliati.
Allora, attacchiamo di qua in maniera arrogante. Qua col domatore. Cazzo, però sti qua ci staranno davvero tanto addosso, eh. Forse così. Sapete che, ragazzi, in qualsiasi momento ne mette due, noi non abbiamo perso, ma qualcosa di più. Abbiamo perso. Figa, oh. No, non ancora, non ho ancora detto l'ultimo. Oh. Ma non sto attaccando. Non sto attaccando. Devo attaccare. Col mini pekka. Col pekka enorme, altro che mini. E poi con questo. È l'unica speranza. Mettiamo anche lui per stare un po' addosso. Oh raga, ce la siamo forse. Gli ho dato il colpo. Che culo ragazzi, che culo. Quando è arrivato quel mastino lì avevo perso, invece no, invece no. Direi che abbiamo fatto tre sfide interessanti, due vittorie e una sconfitta ci può anche stare. Ci rivediamo al prossimo video, magari ne faccio un altro di questo, vediamo un po' come va. Adesso questa è andata bene, vediamo la prossima. Ciao a tutti ragazzi, spero che vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!